sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Ben ritrovati sul canale, sono Fani e oggi andiamo a vedere queste scale telescopiche. In particolare andremo a scegliere quale è migliore in base alle vostre esigenze, quindi cercherò di indirizzarvi su fare la scelta giusta. Qui abbiamo tre scale, tutte telescopiche. Questa qui è in alluminio salva spazio, questa è una classica scala in alluminio telescopica e qui abbiamo una scala in acciaio telescopica sempre. Quella in acciaio magari io non la prenderei neanche in considerazione perché veramente è inutile, quindi parliamo solo di queste due adesso. Bene, partiamo dalle differenze sostanziali. 13 kg di peso contro 25 kg di peso, quindi 10 kg in più di questa circa, quindi un peso importante, perché 13 kg comunque con una mano li alziamo, 25 kg già portarli in giro è già un pochino più complicato, nonostante abbia le ruote non è comoda da trasportare assolutamente. Di contro però lei entra nel baule della macchina, mentre questa qua assolutamente no, a meno che non avete uno station con un baule da 1,5 m, perché qui abbiamo 160 cm di altezza contro 90 cm, quindi una bella differenza. Questa io tranquillamente la metto nel baule della macchina, mentre per lei, nonostante tiro giù i sedili, faccio un po' fatica a metterla dentro. Altra differenza è appunto il sistema di apertura e chiusura. Vediamolo nel dettaglio. Qui abbiamo il sistema di chiusura, di apertura a molla, basta semplicemente aprire questi e la scala si alza in questo modo. Quando raggiungiamo l'altezza desiderata possiamo bloccarla. In questo modo. Altra particolarità di questa scala è che se noi dobbiamo lavorare in pendenza o comunque su dislivelli, potremo fare in questo modo, aprirla e abbassare di più di uno dei due, in questo modo. La stabilità non viene assolutamente compromessa, ma se ad esempio stiamo lavorando su una rampa di scale, possiamo tranquillamente usarla. Il sistema di chiusura è identico all'apertura, quindi basta aprire queste, tenerla con una mano e dolcemente, piano piano la facciamo scivolare dentro e si chiude tranquillamente. Questa qui invece lavora in modo diverso, ha un sistema di sgancio rapido, quindi l'apertura va semplicemente tirata verso l'alto in questo modo e si fa scattare fino all'altezza che ci serve. Anche qui col discorso come quella possiamo fare due altezze diverse. Comunque adesso io la aprirò alla sua massima escursione, quindi basta tirarla verso l'alto e si blocca e si può aprire. Quando la apriamo al suo massimo scatta un meccanismo di antichiusura accidentale. Quindi qui sopra c'è un meccanismo antichiusura, quindi una volta che questo qua è abbassato la scala non si richiude da sola, non si riesce a richiudere, quindi bisogna prima sbloccare su là. Quindi come facciamo a richiuderla? Dicevo, noi avviciniamo la scala in questo modo, dopodiché partendo dal primo piolo andiamo a sbloccare questo meccanismo così, sia da una parte che dall'altra, e la scala tenderà ad abbassarsi, dopodiché passiamo a quello inferiore. Vedete che la scala qui si chiude del tutto, ma lascia lo spazio qui. Quando noi andiamo a fare quello inferiore, questo si chiude del tutto, ma rimane sempre uno spazio qui. Questo perché? Per evitare che noi accidentalmente ci schiacciamo le mani. Comunque sia, per sicurezza va sempre tenuta la mano così, mai qua dentro per sbloccarla. Così, in questo modo. E la scala si chiude. Bene, adesso do ad aprirla completamente per vedere l'altezza e soprattutto la stabilità una volta aperta. Quindi adesso... Adesso metto la telecamera così per farvi vedere quanta
escursione ha la scala, quindi se è stabile o se si muove un po' troppo, quindi così dovrebbe vedersi. Adesso salirò il più in alto possibile. Come abbiamo visto, entrambe sostengono il peso tranquillamente, con entrambe arrivo a 5 metri di altezza, però con questa qui a mio avviso flette un po' troppo, soprattutto nella parte della giunzione, ha troppa escursione secondo me, quindi ci vorrebbe comunque un appoggio qua. Se dobbiamo salire direttamente così, non lo so, non mi ispira fiducia rispetto a quell'altra. Ok, abbiamo visto che funzionalmente le due scale si equivalgono, sostanzialmente arrivano alla medesima altezza e svolgono le stesse identiche funzioni, quindi in quale scegliere tra una e l'altra? Abbiamo anche visto però che una è più stabile dell'altra, quindi questa qua che è in alluminio è più leggera, quindi già quello è un punto a favore, è anche molto più stabile rispetto a questa qua. Di pro che ha questa è che l'ingombro è molto minore, come abbiamo visto da chiusa 90 cm contro 1,40 m è tutta un'altra cosa. Anche da aperta così abbiamo circa 1,40 m di escursione contro quasi 1,90 m da questa parte qua. Quindi tecnicamente questa è molto più ingombrante. Comunque sia, come il fatto di stabilità, in questa posizione qua si equivalgono ancora. Questa comunque, dicevo, è un pochino più stabile, però lavora comunque in sicurezza anche questa. Da aperta completamente non è molto affidabile, ma se la usiamo così io posso salire tranquillamente fino a in cima senza problemi. Il problema è che magari se soffrite di vertigini questa flette un pochino in questo modo, vedete, contro questa qua che è molto più stabile. C'è da dire comunque che usandola in modo responsabile, quindi consapevole, è impossibile ribaltarsi, perché comunque questa qui hanno aggiunto una barra che è più larga della larghezza della scala, quindi è un pochino ingombrante, però impedisce il ribaltamento. Come possiamo vedere, il fatto che sia un po' che flette un pochino viene compensato dalla barra che gli dà un po' più di stabilità. Questa qui invece non ne ha bisogno perché la scala è fatta in questo modo, quindi alla base è già un po' più larga di suo e la rende stabile, quindi questa qui flette un pochino, ma la stabilità comunque non è compromessa. Usandola normalmente non c'è pericolo di ribaltarsi o di farsi male. Ok, ma allora quale scala comprare? Quale acquistare? Come prezzo abbiamo visto che sono sostanzialmente identiche. L'unico metro di paragone che io utilizzerei è l'ingombro. Se voi avete bisogno comunque di caricarla in macchina e non volete tirare giù i sedili, o comunque non avete spazio dove tenerla, o dovete lavorare in ambienti piccoli, assolutamente questa, non c'è paragone. Io l'ho comprata per questo motivo qua, perché io se devo andare in giro in macchina e ho bisogno della scala, questa la carico nel baule tranquillamente,
non devo tirare giù sedilini e niente. Occupa veramente pochissimo spazio ed è l'unico motivo per cui ho scelto questa. Tolto questo motivo qua, quindi doverla caricare in macchina o comunque lo spazio ristretto, la scelta ricadrebbe assolutamente su questa, perché comunque pesa meno, anche aprendola al massimo a 5 metri è assolutamente più stabile, quindi io starei assolutamente su questo modello qua. Quindi ripeto, l'unico motivo per cui ho scelto questa è il fatto che occupa poco spazio e mi ci sta in macchina. Basta. E poi vabbè, è figa, quindi se la usate in giro fa figo avere una scala del genere rispetto a questa. Tutto lì però. Se no assolutamente puntate su questa. Bene, il video termina qui, non credo che ci sia altro da aggiungere, alla fine sono due scale, non c'è molto da testare, da provare. Quello che c'era da utilizzo quotidiano, che ne facciamo, ve l'ho fatto vedere, quindi sta a voi la scelta. Io comunque, che qui in descrizione vi lascio il link di entrambe, così potete scegliere quella che vi guarda di più. Ci sono altri modelli, però io ho recensito quelle classiche, poi ci sono quelle altri mille modelli, ma sostanzialmente un hobbista si basa su una scala del genere, che è la più usata praticamente. Io vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a spuntare la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video, e vi invito a seguirmi anche su Instagram e Facebook, dove pubblico aggiornamenti, storie su molti progetti e non che magari qui sul canale neanche vedete, come ad esempio il video della scala è dovuto a un sondaggio che ho fatto su Instagram se poteva interessare un video del genere, per quello state vedendo questo video. Quindi vi invito a seguirmi anche sui social, trovate tutto in descrizione. Andate pure ad acquistare la scala che preferite e noi ci vediamo al prossimo video.